Ivan, prestazione la più bella della stagione sin qui. Oggi veramente dare il premio di MVP a qualcuno era praticamente impossibile. Lo avreste meritato tutti, è proprio il caso di dire il premio di MVP alla squadra. No, sono contento perché comunque siamo riusciti a fare una bella partita contro una squadra di livello tecnico elevato, soprattutto di livello fisico molto elevato. Hanno dei bei saltatori, dei bei bombardieri, quindi tra battuta, attacco e muro sono belli ostici, però siamo riusciti comunque a trovare delle contromisure, siamo riusciti a trovare dei punti di riferimento che magari nelle settimane scorse ci erano mancati, quindi in questa settimana qua non è un caso che sia arrivata la prima vittoria in Champions per il vero volo dal punto di vista del maschile e finalmente sì, tre punti che mancavano all'inizio campionato, quindi bene così. Tu hai demolito letteralmente Keita nel quarto set a muro, lo hai polverizzato. Vabbè, non solo io, un po' tutti. Però non è un'impresa facile. No, vabbè, basta mettere bene le mani, nel senso che se poi ti tirano nelle mani è l'importante che torni di là e non schizzi in tribuna, quindi poi deve essere bravo l'attaccante a evitare le mani, quindi in quel momento lì magari si è un attimo intestardito a tirare verso il centro del campo, l'avevamo coperto e quindi siamo partiti 8-0 mi sembra nel quarto set, quindi è stato un bel... ci ha messo belli tranquilli, anche se poi ci siamo fatti recuperare sul finale, cosa che non andava fatta, però dai... è stato un bel frangente quello. Monza ha avuto delle difficoltà, però il roster si è sempre detto che era di un livello molto alto. Questa doppietta tra Champions e questa partita con Verona può dare davvero la svolta per l'inizio del vostro campionato? Ma adesso non è che due settimane fa eravamo delle seghe e adesso siamo improvvisamente diventati una squadra della Madonna. Ci stiamo lavorando, ci stiamo applicando tutti quanti intensamente, quotidianamente, penso che qualcosina si sia comunque cominciato a vedere in questa settimana qua e quindi proseguiamo, continuiamo a lavorare testa bassa, continuando a parlare di pallavolo come stiamo facendo in mezzo al campo quotidianamente, quindi bene così. Grazie.